Lo Scoccia è un amico, un compagno del movimento gay Milano. Soprattutto compagno, ci conosciamo. È ancora attualissimo. Ah, intanto sono felicissimo di stare di nuovo tutti quanti un po' insieme, di vedere... Mi sentite meglio? Io perché faccio musicista dovevi sapere usare meglio il microfono. Stavo per fare anche una battuta un po' sessista, comunque vabbè, col microfono dovrei saperci fare. Sono molto felice di rivederci, di rivedere Cristina, Lucia, persone che non ci hanno visti, anche Aurelio. Anch'io non sono gay, non sono mai stato gay, io sono proprio frocio, quindi... Sì, perché gay ha un'accezione ormai assolutamente negativa. Ma il mio è un intervento molto radicale, molto più radicale addirittura della posizione femminista, no? Di cui ovviamente approvo alcune posizioni, però il mio è ancora un po' più estremista probabilmente. Allora, quando si parla di questo argomento, mi sembra veramente di essere di fronte a un fenomeno di allucinazione collettiva. Noi siamo una specie che ammorba con 8 miliardi di persone in maniera inedita questo pianeta al collasso di crisi dell'ambiente, di crisi economiche, non abbiamo assolutamente altro bisogno di riprodurci, infatti tutti quanti le altre specie nel momento in cui non possono garantire il benessere della prole smettono di accoppiarsi. E noi invece ci ossessioniamo a volerne fare altre, addirittura ci vengono il fatto che siamo ci stiamo quasi estinguendo. Ovviamente è un argomento che sottende un profondo razzismo, perché come ha detto una di noi prima, vogliamo avere figli che siano della nostra stessa etnia, perché mentre nel resto del mondo continuano a nascere bambini che potremmo benissimo adottare, diciamo che nel nostro paese siamo tutti vecchi, siamo un po'. Poi vogliono bloccare le frontiere, ma come dice, dice che siamo pochi, facciamoli entrare, scusami, perché farne altri apposta. Va bene, però è molto allucinante anche il modo in cui noi che siamo contro questa pratica mostruosa, veniamo anche, c'è il tentativo di rendere le nostre motivazioni inefficaci, intanto accusandoci di omofobia, quando sappiamo benissimo che il 99% delle coppie che si rivolgono a questa pratica sono eterosessuali, quindi è un problema più etero che omosessuale. E anche non è una questione tanto di genere, perché vediamo che sono le donne, pensiamo a Nicole Kidman, a Kardashian, da come si chiamano, che non si fanno scrupoli a ricorrere a queste pratiche. Allora, al netto della questione, tutto quello che noi sappiamo di ciò che è maschile, maschio, uomo e donna, femmina, è un prodotto culturale, come del resto anche la famiglia. Non è vero che abbiamo l'istinto materno o paterno, noi veniamo educati a credere che dobbiamo riprodurci. Da quando siamo bambini ci regalano i bambolotti, ma non è un'esigenza che noi abbiamo. La riproduzione è soltanto una delle tante funzioni fisiologiche che noi abbiamo, non è assolutamente necessaria. Questo disegno in cui devi essere una famiglia perfetta, mamma, papà, col bambino, e addirittura la costruzione di un'idea che la donna è madre, materna e nutre, scusami, te lo devo dire, ma è profondamente maschilista il discorso che ti ho sentito fare, perché la donna ha tutte altre funzioni nella società di quella di essere materna e di nutrire. È una visione patriarcale che va superata con l'educazione. Ricordandoci il fatto che ci sono tante cose molto più belle nella vita da fare che fare figli, non so voi le avete fatte, non ho visto, ma io posso dire di rompermi i coglioni con un bambino, francamente non ho nessuna intenzione. Vorrei dedicarmi invece a tutte le altre persone, bambini, adulti o anziani, che invece hanno bisogno del nostro aiuto. Io chiudo dicendo che questa è una questione, come molte di voi hanno già detto per fortuna, di classe. L'arroganza dei ricchi, la profonda convinzione che loro possono comprare tutto di noi, non so se voi siete ricchi, io no sicuramente, possono comprare tutto. E la nuova estetica, per metterci questa supposta, è il fatto che è una nostra libertà. Siamo liberi di venderci, siamo liberi di essere sfruttati. L'estetica è che ci fanno un favore, anzi, a venirci incontro. Molti dicono, abbiamo dato a questa donna la possibilità anche di sfamare la sua famiglia. Per almeno 2 anni non dovrà più lavorare per quei 50.000 euro che gli ho dato per fare questo bambino. Ma vendere pezzi del nostro corpo, io mi ricordo 2 o 3 anni fa, ho detto una cosa mostruosa, un padre bengalese che ha venduto una cornea a una miliardaria cinese
e tutti dicono, oh che bravo, la sua libertà di scelta, ma il limite, sì, devo concludere, scusate, mi sono dilungato, il limite della libertà individuale è quella dell'essere costretti a fare una cosa. Non ci sono ricchi che vanno a raccogliere i pomodori, non ci sono donne ricche che affittano l'utero, come non ci sono persone ricche che si prostituiscono. Si è costretti a farli. Va bene, io chiudo dicendo questa cosa che è il mantra con cui chiudo sempre tutti i miei interventi. L'essere radicali, l'essere estremisti, adesso viene tacciato di fuori luogo. Quasi tutti gli interventi ho detto, se ne può parlare pacatamente, bisogna evitare lo scontro. No, io lo scontro non lo voglio evitare, francamente, io sono un partigiano, io sono un rivoluzionario e non sono un riformista. Di fronte all'arroganza del capitalismo bisogna reagire in maniera radicale e, se è il caso, anche violenta. Perché, ricordatevi, la rivoluzione francese non l'hanno fatta i diplomatici, la testa alla regina l'hanno tagliata i rivoluzionari. Il fascismo è finito perché ci sono stati i partigiani, lo schiavismo in America è finito perché ci sono state la guerra di secessione. Bisogna sapere anche combattere. Esatto. Beh, io vi ringrazio e viva il comunismo e il fascismo, e torno a essere il nostro filo conduttore.